Buona domenica a tutti, siamo già ben avanti nell'anno liturgico, al 19° del tempo ordinario. Siamo in mezzo all'estate, al 7 agosto, quindi siamo veramente nel bel mezzo di un Vangelo che ci porta, con questo podcast della domenica, giustamente a vedere come si realizza il regno di Dio. Nel capitolo 12 Luca, l'Evangelista, ci ha presentato un pochettino l'esigenza, le regole per la realtà del regno di Dio, ma se i discepoli si prendono cura dei loro fratelli e sorelle, permetteranno a Dio Padre di prendersi cura anche del loro bene, del loro benessere. Ora, qui non parliamo certamente di etica del successo, teologia del benessere, no, ma ci troviamo davanti a dei versetti finali di questo capitolo 12 che sono molto, molto interessanti. Innanzitutto Gesù dice a questi discepoli: non temere, quindi toglie ogni ansia, ogni preoccupazione, che davanti a Gesù debbono essere gestiti al meglio. Non temere, piccolo gregge. E qua il gregge è minuscolo. Sappiamo che all'inizio i discepoli sono 72, sono pochissimi. Minuscolo. Il termine greco è micron, oggi potremmo dire tu che sei mignon, tu che sei piccolissimo, tu che sei inconsistente, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. L'Evangelista contrappone la piccolezza, il piccolissimo, microscopico, mignon gruppo del gregge, la comunità che segue Gesù, il pastore, con la grandezza del regno di Dio, del progetto di Dio per l'umanità. Poi Gesù usa tre imperativi, passa a definire le caratteristiche che rendono possibile la realtà di questo regno. La prima: vendete ciò che possedete. Non è un invito, è un imperativo. Quindi vendere ciò che si possiede, datelo in elemosina, cioè con quello che avete ricavato, fate del bene a chi ne ha bisogno. E poi ecco il cambio, la nuova realtà del regno. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli. Vedete, abbiamo un ritorno un pochettino sull'argomento, certamente dell'altra volta, legato all'altra volta che parlava di eredità. Qui in questo caso invece è per quanto riguarda l'avere, ma in questo caso parla di gestione dell'avere. Quindi vendete ciò che possedete, datelo in elemosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli. Sappiamo che il termine cieli, nel linguaggio del tempo, significa un regno in Dio. Cosa vuol dire Gesù? Gesù dice che mano a mano che il credente sperimenta che dare non significa perdere, mette la sua fiducia nel Padre, li libera dalle preoccupazioni materiali che talvolta ci possiedono e si riempie di una fiducia crescente nell'azione del Signore. Quindi fatevi un tesoro sicuro nei cieli, fatevi un tesoro con Dio, in Dio, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Quindi è al di fuori di ogni possibile preoccupazione. Quando noi ci facciamo un tesoro nei cieli, ma non esiste nessuna ansietà, non esiste nessuna paura. Ecco. Quindi l'affermazione chiara di Gesù, perché dove il vostro tesoro, cioè dove mettete la vostra fiducia, ciò che vi dà sicurezza, ciò che vi fa stare bene, là sarà anche il vostro cuore.
Allora, questo è molto interessante perché sembra quasi questa frase per i tempi che stiamo vivendo, dei tempi ansiotici, dei tempi che talvolta ci fanno preoccupare molto, cambio di governo, cambio epocale, pandemia, guerre, eccetera, eccetera. Dobbiamo preoccuparci, dobbiamo, non lo so, fare qualcosa. Gesù dice, preoccupatevi, insomma, fatevi un tesoro sicuro in Dio. Ecco, perché dove il vostro tesoro, se voi avete la fiducia in Dio, ma non là sarà il vostro cuore, quindi non avrete preoccupazione. Ecco, il cuore nella cultura ebraica è veramente, non è come nella nostra ormai occidente secolarizzato, la sede degli affetti, insomma il cuoricino ormai appare in tutti i social network come il luogo insomma, di un bacio o non lo so quale tipo di affettività. Il cuore significa la mente, significa la coscienza, la direzione, la volontà, il pensiero. Quindi dov'è il tuo pensiero, dov'è che tu metti tutto la tua direzione, le tue volontà, là sarà anche la tua vita. Quindi dove hai diretto il tuo pensiero, dove metti la tua volontà, là sarà la tua vita. Se invece pensi al bene degli altri, questa sarà la tua ricchezza sicura. Ecco, Gesù quindi dà questo primo imperativo. Secondo imperativo, e qui ci dà un'immagine molto importante che, se compresa bene, cambia il rapporto con Dio e quindi di conseguenza il rapporto con i fratelli. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi. Perché questa indicazione? L'abito comune degli uomini in Palestina era la tunica, che arrivava fino alle caviglie. Ora, quando ci si doveva mettere in cammino, e soprattutto quando si doveva lavorare, questa tunica era d'impaccio. Allora la si raccoglieva e la si annodava alla vita. Allora Gesù chiede che la caratteristica, quello che distingue la comunità dei discepoli, il suo distintivo, sia quell'atteggiamento di essere permanentemente al servizio. Non un servizio abituale, non un servizio che diventa il distintivo della persona e della comunità. Gesù aggiunge e le lampade accese. Perché questo richiamo alle lampade accese? Il riferimento è al libro dell'Esodo, dove in una tenda c'era la presenza del Signore e c'era la prescrizione che una lampada doveva essere sempre accesa, un po' come noi facciamo nelle nostre chiese davanti al tabernacolo, no? Con questa indicazione preziosa Gesù dice che l'individuo e la comunità che si manifestano nel servizio sono il vero santuario, la vera luce dove Dio manifesta la sua presenza. È lì, nel tabernacolo, la presenza di Dio. È lì che attraverso il servizio la luce è accesa, la luce che illumina chi sta nelle tenebre. Poi continua, siate simili a quelli che aspettano il loro padrone, quindi vediamo che l'Evangelista utilizza il termine Kyrios, quindi scrive Signore, quindi che aspettano il loro Signore, quando torna dalle nozze. Quindi come Dio nell'Antico Testamento, Yahweh, era lo sposo del suo popolo, così Gesù è lo sposo della nuova comunità, in modo che quando arriva e bussa, eccetera. Gesù non si comporta come il padrone di casa che entra, spalanca la porta, lui bussa. Ricordatevi quel passaggio dell'Apocalisse, io sto alla porta e busso. È un grande segno di rispetto e delicatezza verso gli altri. Questo ci dice che l'evangelizzazione non è un'imposizione, non è un problema di quantità, non è marketing, ma è veramente rispetto, è un segno di rispetto. E quindi a questo punto, se lui bussa, gli possono aprire subito.
Qui Gesù proclama qualcosa di inconcepibile per la cultura dell'epoca. Gesù proclama beati, cioè straordinariamente felici. Dimenticatevi che la canonizzazione, diventare beati, cioè, quando Gesù dice beati significa straordinariamente felici. Quei servi che il padrone, il Signore, al suo ritorno troverà ancora svegli. Quindi non è che sta dicendo che saranno canonizzati quelli che fanno questo sforzo. Non sta dicendo questo. Sta dicendo che il fatto di essere svegli li fa essere felici. Quindi questo atteggiamento di servizio non è qualcosa che vale ogni tanto, è un atteggiamento costante, permanente, che continuamente rende distinguibile la comunità. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi. Quello che Gesù ha chiesto ai suoi discepoli, che è quello che lui ha fatto nell'ultima cena, il servizio è il suo distintivo. Gesù quindi nella sua comunità è colui che serve. E qui c'è qualcosa di inaudito. Gesù si presenta come il Signore, il padrone di casa, e anziché mettersi a tavola e farsi servire dai servi, sarà lui a servire. Dice Gesù, li farà mettere a tavola, e sappiate bene che qui c'è scritto li farà sdraiare a tavola, perché purtroppo ai tempi la tavola era per terra, non era la tavola alta con le sedie. Anche l'ultima cena, qualcuno talvolta è scioccato quando glielo racconto, Gesù fece l'istituzione dell'Eucaristia sdraiato per terra, così come nei pasti ebraici si faceva. E quindi questo è il segno del servizio, che tutti sono sdraiati a terra e quindi coloro i quali sono in piedi li servono, perché se no nessuno mangerà. Questa è la novità di Gesù. Gesù nel Vangelo di Luca, nell'ultima cena, fa questa affermazione: io sto in mezzo a voi come colui che serve. Questa immagine è certamente un'immagine eucaristica. L'Eucaristia non è un culto religioso, quasi magico, che qualcuno dice attenzione, non devi respirare perché altrimenti, no. E l'immagine della comunità è qualcosa che sempre mette la comunità in servizio e viene fatta riposare da Gesù per farla ristorare. È nell'Eucaristia che noi ci riposiamo, è nell'Eucaristia che noi ci ristoriamo, e Gesù ci fa ricaricare con una nuova carica del suo amore. Quindi l'Eucaristia è espressione dell'amore di Dio. Gesù stesso passa a servire, questa è l'immagine che l'Evangelista ci presenta, quindi non una comunità a servizio di Dio, questo è qualcosa che io ripeto spesso, ma Dio che si mette a servizio della comunità, Dio che va incontro alla comunità. Allora il culto della comunità cristiana non è diretto a Dio soltanto, al Padre, ma dal Padre attraverso Gesù nello Spirito passa agli uomini perché continuamente si manifestino attraverso questo atteggiamento di servizio. Gesù continua con questo atteggiamento della disponibilità che rende riconoscibile la Chiesa, che rende riconoscibile la sua comunità, dicendo: cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Questa presenza di Gesù nella sua comunità, questo suo improvviso apparire, non ha una scadenza, non annuncia un qualcosa che arriverà a un certo punto, eccetera, eccetera, all'improvviso. Cosa significa all'improvviso? Ogni volta che ci sono situazioni di bisogno, all'improvviso, la necessità dell'altro troverà il servizio della Chiesa. Quindi la comunità è pronta e deve essere pronta.
Ma c'è il rovescio della medaglia, dice Gesù, che se nella comunità, anziché servirsi gli uni gli altri, se nella comunità non ci si tratta con amore e con rispetto, ma con arroganza per la prepotenza di qualcuno, per il desiderio di potere, si schiavizzano gli altri per i propri comodi. E Gesù usa questa espressione tremenda, dice: quando il padrone verrà, espressione molto forte, lo dividerà in due, letteralmente, lo dividerà in due, cioè sarà praticamente, ecco, diviso in due, sarà proprio, avrà la stessa pena che avevano in quel tempo i traditori, divisi in due. Quindi Gesù ammonisce che coloro nella comunità, anziché servire, mettersi a servizio degli altri, pretendono di comandare, di dominare, di dire agli altri quello che debbono fare, o ai responsabili, o a chi ha una forma di autorità, agiscono con prepotenza, con arroganza. Per Gesù sono dei traditori del Vangelo, che nulla hanno a che fare con la sua realtà, con la realtà del Regno di Dio. Ecco il bello messaggio che ci dà Gesù in questo podcast del Vangelo della Domenica. Quindi non temere, tu che sei minion, tu che sei piccolissimo, minuscolo, perché se stai al servizio, se non sei un traditore del Vangelo, annuncerai questa realtà bellissima e il Signore sarà certamente lì con te e ci accompagnerà in questa chiamata missionaria di servire gli altri secondo i bisogni e secondo le necessità di ciascuno che incontriamo. Bene, con questo è tutto. Mi raccomando, anche in questo estate, se potete condividere questo nostro podcast, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a domenica prossima. Ciao!